Intensa programmazione dell'estate 2022 a Coglio, un posto di primo piano spetta senz'altro la manifestazione Sapori in Piazza che si è tenuta il 10 agosto scorso. Un percorso degustativo dei prodotti locali organizzato dalla Proloco di Coglio che ha avuto l'adesione di numerosi ristoratori del centro dell'Alta Valtrompia. Rosaria Paterlini, presidente della Proloco di Coglio, una Coglio attivissima quest'anno. Sì, Coglio cerca di stare in movimento e lo sta facendo da un mese a questa parte, e sempre con eventi che cerchiamo di attirare sempre più persone. Si è partiti nel mese di luglio con delle camminate anche per la solidarietà, per arrivare poi a eventi culturali, presentazione di libri, come quello anche fatto ultimamente, quello di un'autrice di Coglio, Sapori in Piazza, che è un evento sempre molto importante per noi, proseguendo poi in quello di San Colombano con Italia Boschi. E siccome il territorio di Coglio e la Valtrompia in genere, l'Alta Valle, è ricca di prodotti, tipo il nostrano Valtrompia DOP, ci sarà proprio un evento dedicato a questo formaggio e sarà il 18 di agosto, tutti a San Colombano ad assaggiare l'aperitivo DOP, formaggio e pirlo bresciano. Carmaniva, abbiamo delle iniziative, diciamo siamo partiti con il Giro delle Donne che è stato un grandissimo evento e anche per quest'estate ci sono molte iniziative, diciamo sia per grandi e piccini, dalle camminate a un po' il tutto, diciamo, per dare una visione 365 gradi alla nostra montagna. C'è il festival delle Skyline che si tiene dal 16 al 22 agosto, che è un evento, si può dire, mondiale, che darà molto visibilità al nostro territorio. Ci sarà proprio inaugurazione qua a Coglio il 14 in piazza Coglio e il 15 in piazza San Colombano di questa dimostrazione. San Colombano con in concomitanza Italia Boschi, che diciamo ormai è un evento clou proprio della frazione di San Colombano, che è questo gioco che, diciamo, ricorda un po' tutto quello che il boscaiolo fa dal taglio della pianta tutto alla materia finita, ecco. Presenza di pubblico importante, specialità di ogni genere e l'occasione per ritrovarsi e brindare ad un'estate mai così viva e partecipata. Al bar da Loretta di Coglio, Gloria ed Elisa, come sta andando la serata? Benissimo.
Siamo molto felici dell'affluenza, non pensavamo ci fosse così tanta gente, però ecco, siamo molto felici di Eversiamo. Luciano Ramaldini, consigliere con delega al turismo qui a Coglio. Allora, parliamo di questa Sapori in Piazza. Noi lavoriamo, abbiamo collaborato con tantissime persone che ringrazio attualmente, da 12 anni a questa parte, perché questa, siamo giunti alla 12ª edizione. Questo è un evento straordinario sul Comune di Coglio, perché come vedete comprendiamo tutti i ristoratori, tantissima gente insomma. Ci tengo tanto a ringraziare soprattutto chi ci ha lavorato e soprattutto Fausto Paterlini, che purtroppo ci ha lasciato nel mese scorso, e vorrei intitolare a lui questa grande manifestazione. Giorgia, come sta andando? Ci sta lavorando molto, mi sembra. Bene, sì, siamo felici, e vedere la piazza così piena è davvero una grande emozione. Anche Carlo Bravo, presidente dell'Associazione Cacciatori Lombardi, ai Sapori in Piazza qui a Coglio. Sì, è molto un'iniziativa che mi è piaciuta subito, parlando con appunto il sindaco Zannini mi ha detto: guarda che lo facciamo, vengo volentieri a fare un giro, e vedo tanta gente partecipare. Queste sono iniziative che nei paesi come i nostri, qua del Vallivi, è una cosa molto importante, quindi sono qua anche io a presenziare e faccio gli auguri a tutti su questa cosa, che sia in continuo per un domani, vedremo insomma. È una bellissima serata, ci sono anche le stelle. Abbiamo portato tre tipologie di formaggi, locali ovviamente, che è la formaggella affinata in miniera, il nostrano Valtrompia DOP sempre affinato in miniera e l'Alpe Vaia, per accompagnare tutta la serata e avere il modo comunque di assaggiare i nostri formaggi affinati da noi. Siamo qui questa sera in Piazza Coglio per gustare delle cose importanti e delle cose molto buone. Sapori in Piazza è una delle iniziative più importanti dell'estate della Valtrompia. Stasera è proprio lo specifico dell'enogastronomia e la gente, i turisti sono arrivati da ogni parte della valle e non solo, quindi auguro a tutti una bella serata. Ad allietare la serata il gruppo folcloristico di Coglio, cultore delle antiche tradizioni e del dialetto. Thank you.
Mirella Zannini, sindaco di Coglio, allora una Coglio animatissima anche questa sera. Sì, cerchiamo di fare il nostro meglio, il tempo ci aiuta e quindi il nostro calendario degli eventi è ricco. Questa sera abbiamo Coglio con gusto, sapori in piazza, il territorio è a disposizione per i numerosi turisti, ma altre iniziative sono previste nei prossimi giorni. Non ci ricordiamo una Coglio così animata, così attiva nel periodo estivo? Cerchiamo di fare il meglio e ci impegniamo perché sia ancora migliore nei prossimi anni.